Molte persone che sono contrarie alla vaccinazione o che sono semplicemente un po' pessimiste dicono che vaccinarsi contro il Covid-19 non vale la pena. Dicono che non vale la pena principalmente per due ragioni. Perché dicono che è poco efficace e lo dicono per due ragioni. Dicono o che il vaccino perderebbe efficacia nel tempo, cioè che chi si è vaccinato, mettiamo 6 mesi fa, ormai non è più immune, oppure dicono che la variante nuova, la variante Delta, sarebbe capace di scappare, di sfuggire, si dice, all'immunità prodotta dai vaccini che abbiamo. Se queste cose le dicessero solo perché, vabbè, si sono svegliati la mattina e pensano così e direbbero qualsiasi cosa contro i vaccini, sarebbe niente. Il fatto è che hanno dei dati da portare che sembrano tutto sommato anche abbastanza solidi a prima vista a chi non li ha guardati per bene. Allora mi sembrava il caso di spiegare un pochino perché questi dati sono scorretti e perché le conclusioni che tirano sono evidentemente sbagliate. Questo tipo di ragionamento, peraltro, è anche alla base dell'idea che sta così serpeggiando tra in molti governi che sarebbe il caso di fare una terza dose di vaccino a tutti e con la prospettiva di farne delle altre ogni anno, di farlo molto spesso, cosa che naturalmente chi è contrario ai vaccini non vuole. Ma i dati che vengono portati da queste persone sono principalmente dati provenienti dal paese di Israele. Israele è un paese che ha, come ho già detto in un video precedente, è un paese che ha vaccinato moltissimo e molto velocemente. Allora, in questo momento qui, ok, le persone che sono ospedalizzate col Covid, cioè che sono all'ospedale col Covid, vediamo quante sono, ospedalizzate in Israele, sono date di Israele della settimana scorsa, sono non vaccinate, sono 214 e vaccinate invece, vaccinate sono 301, ho i dati scritti qui. Okay. Persone ospedalizzate in Israele per Covid tra vaccinati e non vaccinate. Allora, uno vede questi dati qui. E se fa un'analisi molto superficiale, anche un po' sciocca, viene da dire, vabbè, siccome le persone vaccinate, malate di Covid e finite all'ospedale sono di più delle persone non vaccinate, significa che il vaccino non funziona. Questo discorso è evidentissimamente sbagliato e privo di qualsiasi senso, come si può dedurre molto facilmente. Immaginando che cosa succederebbe se tutta la popolazione fosse vaccinata. Se tutti quanti fossero vaccinati, è evidente a tutti che tutti quanti le persone all'ospedale con il Covid sarebbero persone vaccinate. Nessuno ha mai detto che il vaccino è efficace al 100% e perciò non ci sarebbe niente da stupire, ok? Tutti sarebbero vaccinati, ma nessuno si metterebbe le mani nei capelli. Allora, per dire un qualche cosa di un pochino più significativo riguardo a questo, occorre andare a vedere quanti sono vaccinati e quanti sono non vaccinati nella popolazione. Allora, nella popolazione, ok, lo scriviamo qua, di Israele, sono tutti dati di Israele, ma in altri paesi il discorso è abbastanza simile, o comunque analogo. Abbiamo 1,3 milioni di persone non vaccinate. 1,3 milioni e 5,6 milioni di persone vaccinate. Allora, questo 1,3 milioni rappresenta il 18% della popolazione, mentre invece le persone vaccinate sono il 79% della popolazione. Questo è molto più che in Italia e molto più di praticamente tutti i paesi occidentali, ok? È un numero molto molto alto. Tra l'altro, queste vaccinazioni sono state fatte praticamente tutte con il vaccino mRNA di Pfizer-BioNTech, che è un vaccino estremamente efficace dai dati che abbiamo. Facciamo un rapporto a questo punto, vediamo quanti di questi di queste persone vaccinate e non vaccinate sono finite all'ospedale con il Covid. Allora, le persone va non vaccinate che sono finite all'ospedale col Covid la settimana scorsa sono 214
su 1,4, adesso che mi viene in mente, ho arrotondato giusto nei miei calcoli la seconda volta, 1,4 milioni, 214 diviso 1,4 fa 153, più o meno. 153 significa 153 ospedalizzati per Covid ogni milione di persone non vaccinate. Per quanto riguarda i vaccinati, invece sono 301 su 5,6 milioni. Questo significa che sono 54 persone ogni milione. Quindi si può vedere subito che la vaccinazione, se non altro, non sappiamo, cioè, se non altro, diminuisce, diciamo, da 153 a 54 persone, diminuisce il rischio di finire all'ospedale con il Covid anche in questi dati, in questo tipo di analisi. Okay? Allora, di quant'è questa riduzione? Per sapere di quant'è questa riduzione si può fare un'ulteriore divisione. Okay? Noi possiamo fare 54, che è la, numero di ospedalizzati tra i vaccinati per milione, diviso, okay, 153, e il risultato che otteniamo da questo punto è 35%. 35% significa che la probabilità che una persona vaccinata contro il Covid finisca all'ospedale è il 35% della probabilità che ha una persona non vaccinata di finire all'ospedale con il Covid. Questo significa, in altre parole, che l'efficacia della doppia dose di vaccino Pfizer-BioNTech nel prevenire il rischio di ospedalizzazione è 1-35%, è il 65%. Questo numero, 65%, è un numero pessimo, è pochissimo. Okay? È pochissimo se si calcola che dagli studi clinici, d'accordo, si parlava di un'efficacia superiore al 95%, superiore quantomeno sicuramente al 90%, mentre qui è solo 65%, e sembra un dato estremamente preoccupante che ci fa dire, cavolo, forse è vero, l'efficacia dei vaccini è diminuita molto notevolmente e la variante Delta sfugge all'immunità provocata dai vaccini. Anche questo dato però, se si guarda con attenzione, si può capire che è fuorviante, è parecchio fuorviante. Quello che si verifica in questo caso è una specie di artefatto statistico che è collegato a un fenomeno che si chiama il paradosso di Simpson. Simpson come i Simpson, i cartoni animati, ok? Il paradosso di Simpson. Questo paradosso di Simpson è una cosa controintuitiva della statistica, che dice fondamentalmente che a volte, quando si hanno dei dati complessivi su un fenomeno, questi dati complessivi sul fenomeno possono raccontare una realtà diversa da quello che raccontano i dati disaggregati, cioè dati tagliando, tra virgolette, i dati in modo diverso, cioè se si tagliano i dati in un modo o se si prendono complessivamente si ottengono risultati diversi e spesso sì, in modo del tutto non intuitivo. Allora, prima di venire a come si applica questo paradosso di Simpson nell'interpretazione di questi dati, mi piacerebbe parlarvi di farvi un esempio che è forse più intuitivo, è un esempio classico. In California c'è un'università, l'università di Berkeley, okay? Un'università Berkeley, in California, o c'è una IE qua, sono sicuro che si scriva così. Vabbè, comunque c'è questa università di Berkeley, è un'università estremamente prestigiosa della California, e siccome è un'università molto prestigiosa, il numero di studenti che vogliono iscriversi a questa università è molto maggiore del numero di posti disponibili, ok? A numero chiuso, a un'entrata limitata, e il numero di studenti che si vogliono iscrivere qui è più grande, ripeto, del numero di posti disponibili. E c'è stato qualche anno fa un piccolo scandalo perché si è visto che il numero di studenti maschi che venivano ammessi a questa università di Berkeley era in percentuale più grande
del numero di studentesse femmine. I maschi venivano ammessi circa nel 40% dei casi, okay? E molto circa, non so i dati giusti, e le femmine venivano ammesse circa nel 30% dei casi. Quindi c'è stato una specie di scandalo, perché si è detto che l'Università di Berkeley, visti questi dati qui complessivi, discrimina contro gli studenti di sesso femminile, cioè gli studenti di sesso femminile hanno meno successo nell'entrare, nell'essere ammessi a Berkeley. Allora è stata avviata un'indagine interna, e la prima cosa che si fa per capire un problema di questo tipo a parte di un'università è quella di chiedere alle facoltà, ok? Cioè ai diversi rami dell'università, la facoltà di ingegneria, la facoltà di medicina, la facoltà di psicologia e così via, per vedere se questo problema fosse diffuso in tutte quante le facoltà o se fosse un qualche cosa di puntuale, cioè un qualche cosa che interessava in particolare alcune facoltà e meno altre. Allora i grandi capi dell'università hanno chiesto i dati di quante persone venivano ammesse di maschi e femmine in ciascuna facoltà. Allora incominciano a analizzare questi dati, viene fuori che facoltà di ingegneria la differenza di studenti ammessi maschi e femmine non è significativamente diversa, cioè di fatto venivano ammesse la stessa percentuale di maschi e femmine. Facoltà di medicina venivano ammesse la stessa percentuale più o meno di maschi e femmine. Facoltà di lettere venivano ammesse la stessa percentuale di maschi e femmine. Facoltà di questo, di quell'altro, insomma, morale della favola, tutte quante le facoltà ammettevano la stessa percentuale di studenti maschi e studenti femmine, entro l'errore ovviamente statistico che ci si può aspettare con dati di questo tipo. Significa che il numero, questo qui, era falso? No, questo numero qui è corretto, così come sono corretti i dati di ogni facoltà. Quello che avevamo di fronte era il fenomeno, appunto, del paradosso di Simpson. Andiamo a vedere com'è possibile. Com'è possibile che si verificasse questo? Beh, è presto detto. Alcune facoltà di questa università avevano molti, molti, molti più candidati che non il numero di posti disponibili, e quindi ammettevano un numero molto piccolo, magari il 10%, okay, di quelli che si volevano iscrivere. Altre facoltà invece erano molto meno competitive, cioè il numero di candidati a entrare in queste facoltà era assai più piccolo, e perciò rispetto ai posti disponibili, e perciò il risultato è che una percentuale molto più grande di studenti riusciva a entrare per davvero, alla fine riusciva ad entrare. Quello che c'era di diverso tra maschi e femmine è che le femmine, per motivi vari loro, sceglievano soprattutto facoltà nelle quali il numero totale di studenti che veniva ammesso era più piccolo, e perciò nel totale dei dati di tutte le università la percentuale di femmine che venivano ammesse era più bassa della percentuale di maschi, ma non perché ci fosse un qualche tipo di discriminazione in qualche facoltà da parte di qualche commissione, ma semplicemente perché le donne si iscrivevano a corsi nei quali era, cioè tentavano di iscriversi a corsi mediamente nei quali era più difficile entrare. Okay? Quindi questo è un esempio di paradosso di Simpson, in cui la realtà aggregata, la realtà del dato totale, racconta una storia diversa dalla realtà dei dati disaggregati, dei dati riguardo in questo caso ciascuna facoltà. Okay? Un esempio molto chiaro di che cosa significa, di che cosa sia questo paradosso di Simpson: a seconda di come si tagliano i dati, si ottengono risposte diverse. Come si applica questo paradosso di Simpson ai dati su le ospedalizzazioni del Covid? Allora, il fatto è questo: le persone anziane in generale hanno sempre una probabilità molto 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 più grande, anche migliaia di volte più grande, delle persone giovani di finire all'ospedale per una malattia respiratoria, per un'infezione respiratoria qualsiasi, che sia il Covid, che sia l'influenza, che sia qualsiasi altra cosa, ok? Questo è dovuto al semplice fatto che sono vecchi e quindi naturalmente il loro corpo, il sistema immunitario e tutto è molto più fragile, e anche naturalmente da anziani si accumulano spesso una serie di malattie croniche e complicazioni. Insomma, non ho bisogno di spiegarvi queste cose, penso siano intuitive. Quindi gli anziani hanno una probabilità di finire all'ospedale molto più alta dei giovani per qualsiasi malattia respiratoria.
Un'altra cosa da dire è che in Israele, come in tutti i paesi, Italia compresa, le persone anziane sono corse a vaccinarsi molto velocemente perché sono anziane e quindi gli è stato detto che sono molto a rischio del Covid e soprattutto lo sono, no? Gli ultraottantenni, il Covid ha una mortalità di circa il 10%, mentre invece nelle persone molto giovani, diciamo sotto 30 anni, è circa come un'influenza. Come rischio di morte e quindi chiaramente o poco più, quindi chiaramente gli anziani sono corsi a vaccinarsi, quindi tanto più una persona è anziana tanto più è probabile che vada all'ospedale per una malattia respiratoria qualsiasi che sia e anche tanto più è probabile che sia vaccinata contro il Covid. Questo significa che c'è una correlazione, ok? Che è una correlazione, non è un discorso di causa-effetto, è solo una correlazione tra essere vaccinati e finire all'ospedale con il Covid. Se tu sei vaccinato è più probabile che tu finisca all'ospedale con il Covid, ma questa cosa non è collegata al vaccino, dipende semplicemente dal fatto che le persone vaccinate sono mediamente più anziane. Questo fatto causa una grossa sottostima dell'efficacia del vaccino, cioè il vaccino sembra meno efficace perché le persone vaccinate di per sé, vaccino o non vaccino, è molto più probabile che vadano all'ospedale. Se noi tagliamo i dati che provengono da Israele per età, cioè facciamo un confronto solo all'interno della fascia d'età tra 0 e 20, tra 20 e 30, tra 30 e 40, tra 40 e 50 e così via, otteniamo dei risultati molto 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 migliori di 65%. Allora io adesso non ho voglia di fare tutti i calcoli, mi sono preso una tabellina che si trova online, ok? E questi qui sono i dati disaggregati dell'efficacia dei vaccini in Israele, calcolati allo stesso modo in cui abbiamo calcolato il nostro, nel prevenire l'ospedalizzazione per Covid. Allora qui sono le fasce di età tra 12 e 15, tra 16 e 19 e così via, si fanno tutti i calcoli, percentuale di non vaccinati, percentuale di vaccinati, casi di ospedalizzazione tra i non vaccinati, tra i vaccinati, ok? Questo lasciamo stare, e questa è l'efficacia, ok? L'efficacia del vaccino. Allora vedete che fino ai 29 anni il vaccino è al 100% efficace per quanto siamo capaci di calcolare, ok? Dopo l'efficacia va calando, 96,8, 93,9, 92,88, ok? Solo, e scende fino agli 89 anni a 81,1%, 90 più non ne terrei conto perché sono probabilmente abbastanza poche persone. Quindi l'efficacia del vaccino va calando con l'età, come ci si aspetta, perché il sistema immunitario diventa via via sempre più debole e le persone diventano sempre più fragili, ma vediamo che è un'efficacia che è, a parte in questo gruppo tra gli 80 e gli 89, è vicinissima al 90% o più del 90%. Siamo comunque intorno al 90%. Quindi, morale della favola, la vaccinazione con due dosi di vaccino Pfizer-BioNTech impedisce circa o più del 90% delle ospedalizzazioni con due dosi. Okay? Quindi quelli che dicono che il vaccino non è efficace contro la variante Delta o non è più efficace perché è passato troppo tempo e ha perso di efficacia, fondamentalmente sbagliano. I dati sono questi, i dati da analizzare sono questi, e sbagliano, secondo me, ma questa è la mia opinione personale, anche a dire che ormai è necessario cominciare a pensare ad una terza dose, perché con questi efficacie qui forse sarebbe il caso di dare le dosi ulteriori in quei paesi dove la grandissima maggioranza delle persone ancora non ha avuto accesso alla vaccinazione.